15 giorni in albergo, in un grosso villaggio. Ebbene, mamma mia, come ce lo dico? Chi l'ha detto? Ci mettetemi d'accordo, fa tre settimane in ferie, pareva che c'era pure di sta presa. Non te lo tu sei troppo bollillo, guarda questi tu, tua mattina viene, no? Dici, buongiorno Erni, come faccio io? Siamo così bollillo. Poi per esempio, io te la lascio la scopa elettrica, tu se pazienza te fai tu. Ti rimango pure che sta, c'ho spray, l'acido per bagno, tu a mattina quando vieni ci fai arrivare un giornale, ci fai arrivare un cornetto, un caffè, poi dice mi senti stamattina cosa puoi mangiare, come faccio? Come fai tu? Ma tu la capa si sente buona, ma tu mi vedi a me queste cose qua. Ma io poi non lo so, io posso fare, non so, una scupatella, una puluzzatella, posso fare un caffè. Ma posso manicure, io non mi sento proprio, io là devo succedere un chilo quasi. Allora, non una mano, e ti rompo una mano, ma a me, io a te la voglio la mano, sono i clienti che a me mano non mi buono la colpa. Hai ragione. Non posso, non lo so, io devo voglio venire. Poi vediamo, se Nessi dice così, oddio, mi voglio, ci mettiamo a disposizione. Tu dici, e fammi aprire, cominciamo a fare prove, vieni. Aspetta, andiamo a giambare un manicure, mica già mettere all'uovo. Ma io prima mattina quando vengo mica mi metto a fare subito in mani, io prima cosa mi faccio la scupatella, ti? Andiamoci. Forza, facciamo le prove. Ma proprio per te venire in gol. A piccia. A casa a piccia. Uffa, ma perché scupa tutto? Che cosa si fa? Si accende tutto. Oh, ma vai. Le femmine quando... Ma che rei? Studio là. Aspettate! Ha riesciuto sto cozzo? È la scopa elettrica, don Ernesto! La scopa elettrica, la televisione? Radi! E che è tu a piccia? A piccia pure a chi sta, mi fai una paura, a piccia! Che fai tu con la se l'hai dato un fiammanello? Quello fiammanello, lei ha fatto un piacere a lei, per te venire incontro a te, poi lei l'ha portato da casa. Gesù, perché ma io vorrei capire tu come fai a sentire radio e televisione insieme, e a chi sta, come fai? Io a radio sento con sta orecchia, a televisione sento con questa orecchia. A me come mi si? Ma che ti sente a te quando fa? A me lei da rancio, Ma quanta corrente a mia papà, sto cosa è asciuto, ne hanno, ma chi te l'ha ordinato sto coso? Questo è un nuovo... Omierga, no, a proposito dell'omierga, aspettate, ma questo coso non supporto proprio. Sente, sì. Aspettate, a gioie va la bulletta. Ma già dice una cosa importante, ho fatto l'omierga, don Ernè. C'è pure chi lo fa con un datore ogni tanto, insomma, A prescindere dal fatto che avere su fatto con un datore che insomma ogni tanto, per esempio te ne va appicciato stamattina, oggi ti va appicciato sta cosa a capo, è sommato con un datore. È picciato scaldino alla latino. Come? È picciato pure la macchinetta elettrica alla tre. Certo, il caffè si è picciato a radio. No, è picciato la televisione. E l'ha detto perché sto caricando il telefonino, perciò ho appicciato il telefono. Sì, tu non mi ha caricato. E io dico, chi ha tu lì mi ha picciato? Mi chiama la signora a fianco, va bene se ci vorrà la lavatrice che ha detto, la cucina elettrica. Ma voi pensate che chi si fa? Sta di papì, chi ce ne fa? È chiaro che sono un contatore, hai capito? Ah, allora è meno male che sono. E la poverella ti ha fatto un piacere. Chi le sa buttare? Un contatore, un passiglio. Chi l'aspira povera, vede com'è potente, se zucco tutte cose. È vero questo fatto del contatore. Se tutte cose, fammi vedere. Come si se zucca a chi? Se zucca a monnezza, se zucca. È grave. Che la cosa che fa già dice è grave. Perché è grave? Don Ernè, era brutta notizia, no? Non è una brutta notizia. Non è una brutta notizia. Già ci ha fatto una brutta notizia. Don Ernè, io penso che mi ha già fatto 3 mesi di ferie. Già non chiama, Leo. 3 mesi di ferie? Sì. E perché? E me l'ha detto Mirko, ma già fa l'elioterapia. Ma chi mi era che te l'ha detto? Come mi era che mi personale? Ah, un Antonio Lambiase te l'ha detto. Gesù, allora tu gli fai l'antonioterapia, no? All'elioterapia. Io non sto proprio bene. Hai detto che devo fare 3 mesi, hai detto, non un giorno in più e né un giorno in meno. 3 mesi. 3 mesi? E allora stai facendo per a Leonardo come mi potevo sostituire? Perché non mi voglio lasciare solo. Ma perché? Poi gli dai it che tu te ne vai e chi si te sa sostituire a te? Chi è già a chi si ti l'ha da sostituire? E non supporto tutto a te. Tu te ne vai per 3 mesi, chi sta così tenendo pure la giustificazione che fino a mo viene a rompere. Mo venisse a lavorare lì qua dentro. E chi muove più a catina? Come si fa? 3 mesi, è impossibile. No, io me l'ho già fatta, sì, chissà me l'ha già fatta e basta, perché tengo proprio un problema, me l'ha già in un posto buono, un posto bello, già avrei quello che l'ha già fatto. E poi io non me l'ho già mai fatto una vacanza lunga, amo, don Ernè.
Io... Allora è una vacanza. Fa una cosa.